Oggi finisce un incubo durato 9 anni. Sono felice che anche la Corte di Appello abbia confermato la mia assoluzione piena. Grazie a chi in questi anni non facili mi ha dimostrato affetto e vicinanza. Così su Twitter Nunzia De Girolamo, che commenta la notizia della sua assoluzione confermata dalla Corte d'Appello nell'ambito dell'inchiesta ASL. Con 5 cantieri aperti simultaneamente in città, il piano traffico è andato completamente in tilt, con lunghe ed interminabili code in più punti del capoluogo. Così in una nota stampa il gruppo della PD al comune di Benevento. Succede quando a farla da padroni sono la mancata programmazione, disorganizzazione e poca informazione. In passato, d'altronde, era bastata l'apertura di singoli isolati cantieri a creare problemi enormi. Non ce ne voglia l'assessore competente, proseguono i consiglieri del Partito Democratico, ma leggere ancora gli appelli alla collaborazione dei cittadini fa cascare le braccia, non perché non vadano fatti attenzione, ma perché non può risolversi tutto così. Al comandante della Polizia Municipale, invece, ricordiamo che il suo compito è quello di prevenire e risolvere i problemi e non bacchettare a mezzo stampa i beneventani. Una volta il maltempo, un'altra volta il cantiere, la volta dopo le cattive abitudini dei cittadini. Possibile che sia sempre colpa di qualcun altro? La verità, conclude il gruppo PD, è che sul tema mobilità Palazzo Mostri si presenta sempre in ritardo o impreparato. Sono stati aperti in città più cantieri di lavoro: Piazza Bissolati, Via Rummo, Viale degli Atlantici. Il taglio degli alberi malati in Viale degli Atlantici era stato programmato ed anche parzialmente pubblicizzato. Degli altri cantieri non si sapeva nulla e nulla era stato adeguatamente comunicato. Naturalmente, durante la giornata la città era stata per buona parte bloccata con traffico in tilt. Così in una nota Rosetta D'Estasio, consigliere comunale di Prima Benevento. È del tutto evidente che è mancata anche in questa occasione, come purtroppo capita sempre, una minima programmazione. Non era molto difficile aprire cantieri in tempi diversi, in particolare si poteva ad esempio procedere con il taglio dei pini di Viale degli Atlantici, per il quale sono previsti 10 giorni, per poi avviare gli altri lavori o viceversa. Si sarebbe così evitato il disagio alla cittadinanza senza pregiudicare il programma dei lavori a farsi. Non c'è nessuna festa per il taglio dei pini compromessi di Viale degli Atlantici. L'unico ad esserne convinto è l'avvocato Luca Coletta, così in una nota l'assessore all'ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa. Anche perché Coletta è evidente che è di quelli, beati loro, che una volta assunto un convincimento, giusto o sbagliato che sia, non c'è nulla che possa portarli a vacillare. Dice che in fin dei conti non c'è nessuna perizia che abbia detto che quegli alberi fossero pericolosi. Dice che i test non hanno rilevato la pericolosità di quegli alberi e che i fenomeni meteo delle nostre zone non sono poi così pesanti. Naturalmente, poi nel caso uno di quegli alberi fosse venuto giù provocando danni a cose o soprattutto persone, l'ambientalismo con le altrui terga del maestro avrebbe trovato la massima declinazione. Ometto di ricordare l'iter che ha portato alla situazione attuale, frutto di numerose perizie di esperti, non come Coletta naturalmente, di interventi della procura e di un lavoro di mediazione con movimenti ambientalisti capaci di uscire da facili comfort zone, più affezionati all'ambiente che ai comunicati stampa. La Lega Calcio attacca il governatore della Campania, De Luca, in merito alla questione dello stadio Ciro Vigorito. De Luca sarebbe colpevole di sfruttare i fondi residui delle Universiadi di 1,3 milioni di euro appena sbloccati dall'ente per lo stadio Ciro Vigorito, per cui si deve attendere l'esito di una superperizia disposta in ambito giudiziario, salvo auspicabile accordo transattivo i cui costi comunque cadranno sulle spalle dei cittadini. Un doppio binario che la dice lunga sul peso politico che hanno i consiglieri regionali eletti nel Sannio, aderenti ovvero ancora formalmente aderenti alla maggioranza che supporta De Luca, nonché i referenti locali legati allo stesso presidente della regione Campania. Essere capaci di intercettare fondi pubblici, sicuramente disponibili alla luce delle dichiarazioni del presidente De Luca, se necessario alzando anche la voce contro i soprusi salerno-centristi, avrebbe certamente evitato un contenzioso, gli inevitabili costi aggiuntivi a carico della collettività e favorito la valorizzazione dell'impianto, già ampiamente avviata direttamente dalla società che lo ha in uso, con indubbi benefici per l'economia locale, perché Benevento e il Sannio hanno bisogno non solo di una squadra di calcio competitiva, ma anche di una classe politica lungimirante e non ambiguamente attenta a problemi o a pseudo problemi solo in tempo di elezioni.
L'amministrazione comunale comunica che venerdì prossimo alle ore 12 si terrà la seconda tappa del tour dedicato agli organi di stampa nei cantieri dove sono in corso i lavori relativi alle 13 programmazioni dei PICS, il programma integrato Città Sostenibile di Benevento. L'appuntamento è in Viconoce per visitare l'Hortus Conclusus. Nell'ambito della giornata nazionale di mobilitazione promossa dall'Unione Sindacale di Base, anche la struttura di Benevento si è organizzata per cercare di porre un rimedio alle derive conseguenti agli aumenti indiscriminati dei prezzi di gas, luce, acqua, benzina, gasolio e quelli di prima necessità. Il 12 ottobre, ulteriore giornata di mobilitazione e di lotta, in cui sarà chiesto alle istituzioni autorevoli un intervento urgente per porre fine alla speculazione sul gas e sull'energia elettrica, per requisire gli extra profitti e dare respiro ai lavoratori e famiglie con interventi sociali per mettere in atto aumenti salariali per tutti al pari dell'andamento dell'inflazione che si registra essere del 9%. La situazione sanitaria, segnatamente quella dell'ospedale San Pio, diventa sempre più critica, così in una nota Giuseppe De Lorenzo. Solo il consigliere regionale Luigi Abate nei mesi addietro ha sollevato il problema. Le criticità sono tante ed è superfluo elencarle ancora una volta. Bene ha fatto il neodeputato Francesco Maria Rubano, addirittura prima del suo insediamento, a rendersi conto di persona di quanto a tutti noto, accogliendo così da subito le istanze della popolazione. È giusto non soffermare l'attenzione solo al nosocomio cittadino, ma allargare doverosamente l'orizzonte. Una situazione allarmante anche quella che si vive presso la sede dell'ASL di via 24 maggio. C'è infatti un malcontento della stragrande maggioranza degli operatori che a più riprese hanno rivolto per iscritto le proprie doglianze al direttore del distretto Altieri, il quale, malgrado sia un professionista di riconosciuta esperienza e competenza, non ha potuto fare altro che trasmettere gli atti agli organi superiori. Poi, come sempre, tutto è caduto nel silenzio. È una situazione che non può essere tollerata ed è opportuno che una volta per sempre vengano presi i giusti provvedimenti. Ogni candidato ai concorsi pubblici banditi dalla provincia può visionare online l'elaborato reso nel corso delle prove preselettive. Lo comunica la dottoressa Maria Luisa Dovetto, responsabile del procedimento di tutti i concorsi in atto e segretaria generale della provincia. Per accedere al servizio, che viene reso ai fini della trasparenza degli atti, ogni candidato deve utilizzare il codice personalizzato che ha ricevuto dal personale addetto all'ingresso del Palatedeschi, sede d'esame. In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 3.839 positivi al coronavirus. I decessi sono 6. A comunicarlo è l'unità di crisi regionale. I tamponi processati sono stati 20.702. Il report posti letto su base regionale fa registrare 11 posti occupati in terapia intensiva e 283 posti occupati in degenza. Il prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, ha partecipato insieme ai vertici delle forze di polizia e ai rappresentanti dell'Associazione Libera all'incontro dal titolo Far vivere la legalità, organizzato dall'Istituto di Istruzione Superiore Don Peppino Diana di Morcone in occasione del trentennale della strage di Capaci, dove persero la vita il magistrato Falcone, la moglie Francesca e gli agenti di scorta Montinaro, Schifani e Di Cillo. All'incontro è intervenuta con una personale testimonianza Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro e presidente dell'associazione Quarto Savona 15, che porta il nome dell'auto di scorta del giudice Falcone sulla quale viaggiavano i tre agenti deceduti nell'attentato. Il 13, 14 e 15 ottobre si terrà il triduo in onore di San Gerardo Maiella in località Medina a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Alle ore 17.30 è previsto il rosario recitato. Alle ore 18 sarà celebrata una santa messa presieduta da Don Teodoro e Don Alessandro. Domenica 16 ottobre invece sarà celebrata la festa di San Gerardo, santa messa alle ore 11 presieduta da Don Antonio. Gli uomini di mister Fabio Cannavaro si sono ritrovati presso l'antistadio in Briani per la prevista seduta di allenamento a porte aperte. I giallorossi hanno svolto riscaldamento in campo, soluzioni di gioco, possesso palla, lavoro atletico e partita finale. La preparazione riprende con una sola seduta di allenamento mattutino. Nel vostro beauty non può mancare la nostra fantastica linea mare BRS, totalmente italiana
ed è composta da uno shampoo, una maschera e una protezione solare a base di proteine di soia. Oggi vi presentiamo la nuova ricostruzione acqua lamellare in soli 9 secondi. Vi aspettiamo in negozio per venirla a scoprire. Vi ricordo inoltre la nostra sezione dedicata all'estetica, dove troverete le nostre estetiste pronte a soddisfare ogni vostra esigenza. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.